Alice è tutta contenta perché siamo venute a mangiare a un ristorante cinese, che però non è il classico ristorante cinese, è un ristorante che sta anche sulla guida Michelin, quindi fanno piatti un po' ricercati, un po' strani. Sì. E visto che ad Alice sapete che gli piace assaggiare cose nuove, è voluta venire subito. È un po' buio qua, però chissà se si vedono le bacchette dorate. Sì, sono tutte oro e poi hanno un portabacchette d'argento. A forma di cervo. Sì. È un patronus, è il patronus di Harry Potter. È vero. Poi c'è anche il mio, come sai te. Eh sì. E siamo da sole, proprio ci stiamo facendo una cenetta romantica. Romantica, io voglio solo mangiare. Quella è la cosa più romantica. Alissa è fidanzata col cibo. Sì. Va bene, allora quando ci arriva da mangiare vi facciamo vedere che cosa arriva e soprattutto se è buono. Sì, vabbè, sarà buono sempre. Già lo sa, ma che vuol dire che è Michelin? Quelli della guida Michelin hanno detto è buono, ma magari la guida Alissa dice no, bocciato. Torniamo in albergo e ci facciamo un tè con i biscotti. Sì, è vero, ci sono anche i biscotti. Va bene, allora adesso aspettiamo. Sì. Intanto ci hanno portato questo piccolo antipasto così in omaggio. Sì, e guarda che bella cosa per portarlo. Ok, io intanto... Buon appetito! Io sono super curiosa. Mmm, buona! Vediamo il pescino. Tu hai preso... Io scelgo quello ai funghi. Vai! Pesce buonissimo. Questo pure è buonissimo. Cin cin. Piaciuto tutto? Ci hanno portato i dim sum, i ravioli. Guardate che cose strane. Questa c'è la salsa in questa pipetta che poi la dobbiamo strizzare. Qui ci sono questi. Ora già mi sono scordata che cosa sono. Questi sono la griglia. Comunque, buon appetito, Alissa. Ok, io voglio già iniziare da questo, cioè. Posso? Vai. Mi sa che non mi sa troppo. Vabbè, non importa. Dopo quello va bevuto perché vedi che ha queste vaschettine. Il mio è entrato tutto dentro, sono stata bravissima. Il mio no, perché mi sa che l'ho spezzato troppo. Mamma mia, tutto in un boccone. Ok, io lo faccio con le mani. Buono. Questo com'è? Allora, da una parte un po' mi piace, però dall'altra no. Perché? Mi piace perché ha un gusto molto buono ed è piccante. Però non mi piace da una parte perché è tutto proprio cremoso. Sì, perché ha fuori è super super sottile e dentro ha il ripieno di anatra, credo. Beh, comunque ce lo mangiamo. Sì. Vabbè, non si spreca il cibo. Brava. Allora, visto che ce ne avanzava uno di questo e uno di questo, visto che a te piaceva più questo, ce li dividiamo così. Ehi! Dimmi. Ciao! Ciao! Allora, com'era questa roba da mangiare? Buona! Ma non ci hanno lasciato niente, guarda! Bene, però bella questa cosa, così uno mentre aspetta può anche giocare. È vero. Certo, se al posto potevano fare i cani, perché... I cani? Sono lunghi! Possiamo fare... Siamo dei cervi bassotto? Beh, cosa stai facendo? Devo bere. Intanto ci hanno portato dei cucchiai. Cucchiaioni. Cucchiaioni. Ci hanno anche riempito l'acqua. Finalmente possiamo bere. Ma non ci arrivo. Ah no, siamo lunghi. Guarda, guarda mamma. Faccio un salto. Mamma mia, adesso ci cacciano. Guardate che bel ristorante. Poi, pam, una nana. Nanatra. Quella non è un'anatra comunque. È un'anatra. Che anatre conosci tu? Delle anatre molto belle. Con le zampe, sì, con le corna. Aspetta. Comunque Alissa vorrebbe aprire un canale dove fa le recensioni di quello che mangia. Cosa ne pensate? È una bella idea? Sì. O magari lo continuiamo a fare su questo canale? Vedremo. Oppure nel mio. In quello di Alissa Adventure, che hai aperto e non ci pubblichi niente.
lo so, però appunto Alice Adventures. Sì, ma Adventures with Food, col cibo. E cambi il nome. Vabbè. Eccola pronta col cucchiaio, qui sotto c'è il riso, vediamo un po', scavalo. Dove? Non lo so. Qui? Aspetta. Aspetta, vediamo. Mi sta sotto l'uovo, Da qualche parte c'è il riso, quello forse è. Forse qua sotto, mi sa. Vabbè, facciamo così, guarda. Tanto c'ho. Ah sì, eccolo, eccolo. Basta solo togliere la foglia. Adesso dobbiamo mischiare tutto, rompere tutto. E queste sono capesante fritte. Che mangione. Lo rompiamo tutto, mischiamo? Come facciamo? Mi sa così. Guarda, guarda come esce. Sì. Beh, ora ce lo dividiamo un po' nel piatto, però facciamo prima, Un po' di uovo. Mamma mia. Ci ho messo tutto. Vai. Buono? Bene, buon appetito. Ultima cosa da assaggiare, le capesante. Non ce la fa più qualcuno? Qualcuno io. Indovinate se ci è piaciuto. Adesso però andiamo in albergo e ci riposiamo. Allora Alissa, com'è andata questa cenetta? Benissimo. Piaciuta? Sì, un sacco. E sono anche sazia. Sì. Però adesso ci vuole un caffè, almeno a me. E visto che qui in albergo ci hanno dato questo buono, per cui ci offrono un caffè oppure un prosecco, che sarebbe un vino, però magari vediamo se al posto del vino ci danno un succo per Alissa. Comunque questa serata è finita. Adesso ci aspetta la nostra stanza per rilassarci un po'. Io mi sono anche portata la Nintendo Switch. Sì. E Alissa ha il suo tablet. Sì, abbiamo anche una bella TV. Volendo c'è anche la TV, però adesso ci facciamo una bella doccia, ci rilassiamo, poi secondo me crolliamo, anche perché domani dobbiamo avere un sacco di energie perché andiamo a fare il quiz, le sfide, le challenge per l'uscita del film dei Me contro te su Netflix. Sì. E vai, e allora ciao a tutti e buonanotte per noi, che adesso è tardi, non so quando pubblicheremo questo video, magari lo pubblicherò di mattina, che sarà presto, io ho detto buonanotte, vabbè, non fa niente, ciao! Ciao! È grandissimo! Meglio questa del vino, Sì, e a me un caffè! No, guardatela, una ranocchia! Alla giapponese, inginocchiata per terra.